Se Forza Italia decide di rompere gli schemi del passato e convergere sul nostro candidato, noi ne siamo entusiasti, perché vorrebbe dire che si è deciso di cambiare. Se ci si chiede di sostenere un candidato di Forza Italia, francamente la vedo molto molto difficile. Sare questo fronte anti-Renzi, cercando però di privilegiare, diciamo, l'alternativa a Renzi rispetto all'interesse di partito. E su questo terreno devo dire di non aver avuto per ora grandi risposte dalla Lega, dopodiché chiaramente siamo disponibilissimi a lavorare anche a una alleanza. Rimane un po' la perplessità, se posso dire la mia, perché insomma noi abbiamo messo in campo il nostro candidato, la Lega ha Claudio Borghi candidato, da certo punto di vista la perplessità, pur avendo grande stima nei confronti di un economista come Claudio Borghi, però dell'idea che per candidare un presidente della regione toscana lo si debba prendere fuori dai confini della regione toscana in una regione che vanta un'ottima classe dirigente, un po' diciamo rispetto alla candidatura di Giovanni ci rende perplessi, ecco. Però stiamo lavorando in queste ore anche per comporre laddove possibile un quadro, che però è un quadro che va composto sulla base di un progetto che sia il più possibile forte e dignitoso per i cittadini della regione Toscana.